Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi voglio parlare della dashboard do it yourself, oppure se preferite fai da te, che Francesco Di Fiore mi ha regalato, che è questa qui, non so se nell'angolo qui riuscite a vederla, la lascio qui in azione, e andarvi a spiegare un attimino di cosa si tratta nello specifico, di come è composta, di che cosa serve per poterne realizzarne una. Allora, partendo dal presupposto che avete guardato il video in cui vi parlo di CMAB, in cui vi spiego come ottenere con un semplice cellulare una dashboard che vi dia informazioni importanti riguardo appunto la vostra corsa, i tempi, i giri del motore e quant'altro vi serve appunto per gestire la vostra gara, questo software ha la capacità di potersi interfacciare anche con degli Arduino, cioè elettronicamente si ha modo di poter appunto comandare dei display per rendere più figo queste informazioni. L'ho già fatto, ma voglio ringraziare ancora nuovamente Francesco, perché questo è veramente un dettaglio che mancava nella mia postazione, un accessorio che è comunque molto interessante e che assolutamente vi consiglio di realizzarlo se ne avete la possibilità e comunque qualche piccola conoscenza di elettronica, anche se bisogna un po' studiare prima di mettersi a realizzare questo tipo di aggeggio. Nel caso specifico Francesco ha realizzato una dashboard abbastanza standard che ricorda tantissimo quello che è il cruscotto di quelle che sono le auto da corsa, le GT, in cui ci sono i LED qui sopra, d'accordo, che indicano gli RPM, i giri del motore, e che vi indicano quando dovete passare la marcia. C'è un catodo in mezzo tra i due moduli che indicano le marce, e sulla destra e sinistra ci sono appunto questi moduli, come dicevo, che vi indicano la temperatura delle gomme, il tempo, best lap e tutto quello che vi va di configurare in termini di informazioni utili per la vostra gara. Quando vi dico questo è perché CMAB ha la possibilità di configurare una serie di informazioni in pratica quasi all'infinito, nel senso che potete scegliere di mettere delle stringhe che vi vadano a tirar fuori dati telemetrici, oppure potete anche mettere soltanto l'orario o anche un file di testo. Io ad esempio ho personalizzato il mio messaggio di benvenuto quando si accende, perché si può anche utilizzare come orologio, perché è un Arduino, quindi è un semplice display, e CMAB appunto, come dicevo, vi dà la possibilità di tirare fuori i dati telemetrici del vostro simulatore. La realizzazione non vado a spiegarvela, perché a parte il fatto che non ho abbastanza competenze nell'elettronica, però siccome io l'ho dovuto adattare alla mia postazione, perché Francesco ha pensato bene anche di farmi il supporto in plexiglass adattato però a un T300 Alcantara, che è un periodo diverso, non pensavamo, anche la lunghezza del passo delle viti, in modo tale da poterlo avere sopra, qui davanti, sopra, appoggiato e quindi fissato con una vite su questa base qui. Purtroppo non va bene per quanto riguarda la mia postazione, perché gli schermi sono un pochettino più bassi, le viti non sono quelle giuste e mi sarei ritrovato la dashboard proprio davanti, quindi non va bene. Allora io cosa ho fatto? L'ho smontato, sono due viti, ed ho fatto un buco supplementare a quello che già Francesca aveva fatto, e l'ho installato su un treppiede e l'ho messo un pelino lateralmente, che per me va benissimo, quindi è un prodotto che comunque si può adattare a tutte le esigenze. Però insomma, che furbata ingegnata di Francesco, che ha fatto anche il supporto in plexiglass. Lui addirittura ha fatto un supporto anche per il suo cellulare all'inizio, prima di farsi una dashboard. Allora, perché farsi una dashboard da solo e non andarsela a comprare da soli? Perché intanto i costi sono completamente diversi. Una dashboard di questo tipo qua costa all'incirca 40 euro spese di spedizione di tutti gli accessori finite. Non vi preoccupate, per quelli che sono interessati, Francesco ha pensato bene di farmi un file con la lista di tutti i materiali che servono per realizzare questo tipo di dashboard, e con i link per andare a reperirli sul web. Ed in più dovrebbe darmi una lista di istruzioni di come realizzarlo. Questo qui l'ho realizzato creando un file CAD in cui ha strutturato un modello per farsi un'idea di come realizzarlo, e ha fatto la struttura con una stampante 3D, adesso non so se l'ha realizzata lui oppure se è andato da qualcuno. Poi ha sagomato il plexiglass davanti trasparente per appunto proteggere quelli che sono i LED e i moduli che integrano appunto questa dashboard, ha limato, ha fatto quello che si doveva fare, e quindi di conseguenza poi l'ha unito, ha avvitato il tutto, e ovviamente ha preso dei moduli
cavi elettronici, questi Arduino, che si collegano in USB. E ovviamente c'è una parte di programmazione che Francesco spiega benissimo. Per interfacciare questa dashboard a CMAB, ovviamente se non avete nessun tipo di esperienza bisogna essere guidati. Infatti Francesco molto gentilmente l'ha fatto con me via WhatsApp, è stato molto chiaro e poi alla fine non è assolutamente difficile perché CMAB lo riconosce, praticamente riconosce i due moduli molto molto rapidamente. Poi si tratta solo di scegliere le porte di comunicazione giuste delle porte USB e poi bisogna solo configurare quello che si vuole che venga fatto vedere sui display. Quindi non è nulla di complicato, però un piccolo aiuto per chi non ha esperienza è comunque fondamentale. Questo tipo di dashboard è configurato in questo modo qua, ma la bellezza di CMAB e di questo tipo di elettronica è che comunque si possono andare a creare dei display, delle dashboard veramente personalizzate in tutto. Cioè esistono delle dashboard di questo tipo qua con uno schermino LED da 4 pollici in cui vengono raffigurate i dati telemetrici o addirittura si possono mettere altri moduli. Questo è un modello che ha scelto Francesco e che ha un costo complessivo di circa 40 euro. È ovvio che se andate ad aggiungere altri elementi il prezzo lieviterà, ma sarà sempre inferiore rispetto a quello che il mercato vi potrà proporre. E poi volete mettere la figata di crearvi la vostra dashboard e poter sfoggiarla sulla vostra postazione dicendo l'ho fatta io? Io conosco ragazzi come Vincenzo Nixos 1, 2 e 3 che lui si è realizzato la sua button box, è una figata pazzesca come l'ha realizzata e in più l'ha personalizzata. Quindi la bellezza del do it yourself è che alla fine la scelta finale di quello che volete realizzare è vostra, non è imposto dal mercato e soprattutto i costi potete andarli sicuramente a centellinare quello che volete spendere. Io, se vi posso dare un consiglio, se siete appassionati e che un accessorio così vi possa far piacere, non esitate, io vi lascio la lista che mi ha lasciato Francesco, magari se riesco metto anche una mini guida di come mi ha guidato per installare appunto questa dashboard e di come configurarla appunto per connetterla direttamente a CMAB, e in più mi ha anche mandato il circuito elettrico. Per chi ne conosce un po' di più, eccolo qua, non so se si riesce a vedere, quindi voglio dire, più di così ragazzi, si vedono i moduli e tutte le varie connessioni. Ultima cosa da dire prima di chiudere, perché penso di aver fatto veramente il giro completo rispetto a quello che è questa dashboard che mi ha offerto Francesco, è che si adatta a tutti i simulatori, cioè tutti i simulatori che riescono a tirar fuori dei dati telemetrici, questi li va a leggere e CMAB li va a leggere. Ragazzi, veramente io non posso che ringraziare nuovamente Francesco per questo bellissimo regalo. Non esitate a lasciare dei commenti qui sotto, magari Francesco potrebbe anche intervenire per darvi ulteriori spiegazioni rispetto a questo mio video. Non esitate a lasciare un pollice in su se questo video e la dashboard vi è piaciuta, iscrivetevi al canale Dante Gratuito, ricordate di attivare la campanellina per essere notificati ogni qualvolta pubblico un nuovo video. Noi ci vediamo come al solito prestissimo, da Fabrizio è tutto, ciao!